L'ideale dello sbaglio, l'ideale del commettere errori, può essere un ideale sbagliare, chiaramente ideale tra virgolette, nel momento in cui io vivo, dipende meglio da come vivo i miei sbagli. Questo mio sbagliare può portarmi a vivere per qualcosa che supera me stesso. Può diventare un ideale. In che modo, in che maniera? Lo spieghiamo subito. Non è che lo sbaglio di per sé mi fa superare me stesso. No, è la capacità, il modo interiore, il modo con cui io poi riesco a rialzarmi, a capire i miei errori che fanno dello sbaglio la possibilità di superare me stesso e quindi di vivere una vita coraggiosa, una vita fatta di speranza, perché la speranza nasce sempre dalla esperienza, dalla quotidianità vissuta. Ma torniamo alle parole di Papa Francesco. Dice: se sbagli, rialzati. Nulla è più umano che commettere errori. E quegli stessi errori non devono diventare per te una prigione. Non essere ingabbiato nei tuoi errori. Il Figlio di Dio è venuto non per i sani, ma per i malati. Quindi è venuto anche per te e quindi è venuto anche per me. E se sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati. Sai perché? Perché Dio è tuo amico. Che belle queste parole. È quasi quasi. Non voglio commentarle perché non hanno bisogno di essere commentate queste parole. Devo avere la forza di rialzarmi sempre, tutte le volte che cado, perché Dio mi è amico e l'amico non mi abbandona, l'amico mi dà la sua mano, l'amico mi presta la sua vita, mi dona la sua vita perché io possa rialzarmi. Pensate quanta speranza una persona che aiuta gli altri, che aiuta me a rialzarmi, quanta speranza dà in me negli altri, quanta felicità dà in me negli altri. E pensiamo a questo Dio che è mio amico, per il quale c'è sempre una possibilità senza fine, una possibilità che non ha mai un limite. Se io poco poco gli alzo le mani e gli dico: aiutami, Signore. Perché io sono a terra. Questa forza e il coraggio di rialzarmi mi rende uomo di speranza, mi rende uomo pieno di felicità. Un uomo pieno di speranza è un uomo pieno di felicità. Ma mi piace ancora dirvi qualcosa su questa speranza, su questo coraggio di rialzarmi. Se ti colpisce l'amarezza, credi fermamente in tutte le persone che ancora operano per il bene, dice Papa Francesco. Nella loro umiltà c'è il seme di un mondo nuovo. Frequenta le persone che hanno custodito il cuore come quello di un bambino. Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore. E poi sintetizza. Vivi, ama, sogna, credi. E con la grazia di Dio non disperare mai. Ci vediamo domani. Fare più TV dritto al cuore. Ciao a tutti!